Allora, buongiorno a tutti. Facciamo la coda alla vaccinara. È una preparazione un po' particolare, che non veramente la ricetta l'avremo mangiata sempre tante volte, ma la ricetta vera e propria, insomma, non, chiaramente questa è come la faccio io. Vi assicuro che è veramente buona. E vabbè, di che cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto di tanto sedano lavato, tagliato. Ecco, di questa, più o meno di questa grandezza, lavato, sfilato e messo da parte. Ovviamente abbiamo bisogno di una bella coda, di tellone, una bella coda di vitellone, eccola qui. Poi abbiamo bisogno olio d'oliva, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, una bella cipolla, io qui l'avevo rossa, ma anche una bionda, una bianca vanno bene, due spicchi d'aglio, un paio di cucchiaini di cacao amaro, un mezzo bicchiere di aceto forte di vino, lo vedete così perché questo è un nostro aceto, noi abbiamo la madre, è un aceto naturale, non è filtrato, quindi lo vedete di questo colore, molto forte. Un bicchiere di vino buono, questa è una falanghina, se trovate un Frascati è meglio ancora, e una bottiglia di polpa di pomodoro, vediamo se ne basta una, altrimenti ne mettiamo poi un altro pochino, comunque pomodoro. Una cosa importante per la cottura è trovare, io ho questa pentola di ghisa molto pesante che è tutta completamente di metallo e ghisa, per cui va in forno perché poi la cottura deve essere finita in forno. E quindi, ma anche una pentola d'acciaio normale va benissimo, purché ovviamente non abbia parti di plastica perché deve andare nel forno. Molte di voi fanno il pane in pentola, anche io questa la uso a volte per il pane, anche se sinceramente io non amo molto cuocere in pentola, perché il pane esteticamente viene molto bello, viene bellissimo, ma non è la stessa cosa, se cotto sulla refrattaria normalmente. Però vabbè, non stiamo facendo il pane, magari su questo argomento ci torneremo. Su una ricetta, su una ricetta apposita. Allora, iniziamo. Ci siamo preparati tutti gli ingredienti. Andiamo ad accendere il forno statico. Intanto ce lo mandiamo a temperatura. Forno statico a 210, 210-220. Ecco, allora abbiamo messo olio, una buona quantità d'olio, così. La cipolla tagliata a pezzi molto grossolani, i due spicchi d'aglio, eccoli qui, e prendiamo alcune costine, magari quelle più grandi, quelle più verdi, quelle più dure, diciamo, due o tre bastano, così, e lo tagliamo a pezzi. Ecco, quando le verdure, cipolle, aglio, non devono colorire troppo, si devono appena appassire. Mettiamo la coda a rosolare. Generoso pepe, e continuiamo a far rosolare. Ecco, quando è ben scottata da tutte le parti, si aggiunge un pochino di aceto. Si fa evaporare bene tutto l'aceto.
pochino di vino. Per il pomodoro. Non esagerate con il sale, eh? Perché la cottura in forno trattiene tutti i sapori e rischiate di salare troppo. Due cucchiaini di cacao. Mescoliamo bene. Lasciamolo così, senza girarlo troppo, ci copriamo. Aggiungiamo un po' di sale per il sedano e un pochino di pepe per il sedano. Aspettiamo che il bollo rialzi benissimo. Anche a fuoco. Ecco, abbiamo aspettato che alzasse proprio bene bene il bollo, vedete? Cerchiamo di, ecco, di far scendere un pochino il sedano, leggermente. Ora, a questo punto, copriamo ermeticamente. Ecco qua. Così? Ma sì, insomma, ecco qua. Mi raccomando, apriamo. Vedete come bolle bene? Ora proviamo a vedere sotto come sta. Vediamo, ecco, ma va benissimo. Ecco, ancora un'oretta. Allora, con questo tipo di cottura la carne viene morbidissima, il tutto molto molto saporito, perché resta tutti i profumi, tutti i sapori, tutti alla carne.